Ciao ragazzi e ciao ragazze, benvenuti in questo nuovo video. E questo insomma sarà un piccolo vlog dove vi faccio vedere una ricettina. Questa è la ciabatta, se in realtà sì, ciabatta in italiano, però in realtà è la cianfotta napoletana. Sono una serie di verdure, quindi può essere usato sia come contorno che come piatto unico. Io la farò appunto per cena, vi faccio vedere un po' gli ingredienti e come si prepara. Ecco qua, mi poggio qui, prendo gli ingredienti dal frigo. Allora, ho bisogno di una zucchina, una melanzana, peperone, poi una carota, una patata ed una cipolla. Ok, andiamo a prendere una padella molto capiente. Bella padellona, andiamo a dare una sciacquata, ecco qui, a tutte le verdure. Andranno comunque insomma bruciate e cotte, quindi insomma una sciacquata, ecco qui, sotto acqua corrente. Ok, dopodiché andiamo a tagliarle. Eccoci qua. Vediamo se riesco a posizionarmi qui. Mettiamo tutte le verdure, eccole qui sul tagliere. E iniziamo a tagliarle su un bel coltello. Tagliate quindi a tocchetti, ecco qua. Quindi vi dicevo, questo sarà un piatto unico per stasera. Magari andremo a accompagnare del formaggio, insomma, vediamo un attimo. Questa mi piace tantissimo, la faceva sempre mia madre quando ero più piccola, ed è veramente molto. Inizio a mettere tutto in padella, non faccio soffriggere io ragazze, in realtà non faccio soffriggere mai, non amo soffriggere, metto sempre tutto insieme, qualsiasi cosa io cucini non faccio mai soffriggere. Pensate che cambio coltello, forse è meglio questo qua a seghetto. Infatti non faccio appunto mai soffriggere, perché dopo comunque le cose vengono buone uguali, così in questo modo fanno meno male e sono quindi più sane. Poi, come vi dicevo nell'altro vlog, sto cercando appunto di mangiare insomma un po' più sano. Ecco qui, vedete, insomma, ecco qui a tocchettini. Adesso andiamo a tagliare la zucchina. Togliamo sempre a tocchetti, facciamo, poi magari si avanza, io la conservo, si conserva insomma il frigorifero in un contenitore anche per 2 o 3 giorni, e magari può essere anche usato come condimento per la pasta, magari lo posso usare anche per domani a pranzo per me e la mia bambina, quindi vediamo un attimo. Io una volta che mi trovo, ragazze, che ho tempo, faccio in questo modo, vado a tagliare sempre le verdure,
in quantità magari un po' più grande, in modo che poi me le ritrovo, perché stando sola, avendo quindi una bambina piccola, non è proprio semplice, perché le verdure fresche richiedono insomma un po' più tempo rispetto a quelle surgelate, perché insomma vanno lavate, vanno appunto pulite, tagliate. Invece magari ci sono verdure in commercio già lavate, ad esempio anche l'insalata, la lattuga, la prendo quella insomma fresca, prendo l'iceberg, non prendo quella già lavata. Devo dire che a me piace anche quella già lavata, solo che mio marito non ama quella già lavata, quindi ahimè me la devo tagliare, la devo insomma pulire io. E quindi vi dicevo, quando ho un attimo di tempo, adesso la prima sta facendo il riposino, ne approfitto, magari ne faccio un po' in più, in modo che se mi ama, in modo che la utilizzo anche insomma in altre circostanze. Ecco, poi questo piatto devo dire che è molto versatile, perché come dicevo, può essere usato sia come contorno sia anche con la pasta, è molto buono anche con la pasta, secondo appunto dei gusti. Poi secondo me è anche un modo per far mangiare le verdure magari ai bimbi. Andiamo a pelare la carota. Mia figlia adora la carota, ragazze, lo sai, lo sapete, gliela do infatti molto spesso cruda, insomma magari una un po' più piccolina, anche perché adesso ha tutti i dentini, quindi lei ha 19 mesi, io adesso avendo tutti i dentini riesce quindi a masticare molto bene, quindi sto tranquilla quando gliela do. A lei piace tanto, anche se devo dire la verità, quando mangia o carote, insomma qualsiasi cosa, ovviamente ci sono sempre presente, perché è sempre piccolina, ecco, quindi la carota io odio tagliarla, ragazzi, perché è sempre dura, è un fastidio tagliarla, che non sempre appunto mi riesce. Ecco qua, quindi andiamo a tagliarla sempre a tocchettini. Poi ovviamente le verdure che cuociono un po' di più magari vanno tagliate un po' più piccoline rispetto ad altre, ad esempio la melanzana e la zucchina vanno anche tagliate un po' più grosse, non fa nulla, però la carota, la patata. E poi vanno aggiunti anche dei pomodorini, che adesso vi faccio vedere. Io uso i datterini, mi piacciono molto perché sono molto, molto saporiti, quelli li uso anche per fare il sugo, molto molto buoni. Ecco qui, ci siamo quasi. Infatti come vedete, tagliare le verdure richiede molto molto tempo. Insomma, rispetto alla verdura già pulita, ovviamente diverso. Quindi vi volevo, insomma, se vi interessa, come dicevo anche nel vlog, vi volevo girare un video delle mie pulizie settimanali, come ho organizzato insomma il mio planner delle pulizie settimanali. E volevo anche farvi vedere i miei prodotti, insomma, quindi i prodotti che uso per pulire. Se vi può interessare, fatemi sapere giù nei commenti, che comunque ve lo giro. Io prima, ragazze, non utilizzavo assolutamente il planner, nessun planner, ecco, perché però da quando ho la bambina, ragazze, è diventato fondamentale, perché io poi che sono una, insomma, non dico fissata, però voglio che comunque la casa è sempre bella pulita, ordinata. Quindi ovviamente non si può tutti i giorni stare a pulire tutto, perché non ce la fai, perché la bambina comunque vuole stare con te, giustamente vuole stare con la mamma, e quindi ho dovuto per forza di cose quindi provare questo menu planner, che devo dire, questo planner appunto per le pulizie, perché ho fatto anche il menu per quanto riguarda invece
i pasti settimanali. Perché io trovo che questo menù dei pasti settimanali, a parte che sia molto comodo non stare a dire oddio stasera che cucino, oddio oggi che cucino a pranzo, quindi ce l'abbiamo già scritto e quindi è molto molto più comodo. Pomodorini, eccoli qua, i datterini, io li lavo e li metto qui in il contenitore. Adesso li sposto di qua, così mettiamo qualche pomodorino qui. Un altro coltello, eccoli qua. Basta anche così, insomma, tagliati così in tre parti, anche perché sono piccolini. Ecco qui. E la caponata, ragazze, deve cuocere molto, quindi le verdure ovviamente toccatele con la forchetta, devono essere tutte morbide, quindi dovete toccare con la forchetta e vedere se sono morbide, soprattutto la patata, come vi dicevo, la carota. Quindi vedete prima appunto se sono cotte. Ecco qua, ci aggiungiamo un altro pomodorino. Ok, quindi le verdure le abbiamo messe tutte. Adesso ci aggiungo olio, anche se mi sa. Forse è meglio trasferire tutto con questa padella un po' più profonda. Ecco qua, penso che ci stanno meglio. Aggiungere poi un ultimo, eccola qui, la cipolla. Andiamo a tagliare pure la cipolla. Io la cipolla la metto tutta, anche perché insomma le verdure, come avete visto, ne sono veramente tante, quindi ci sta proprio bene. Quindi mettiamo un po' di cipolletta, questa l'ho tagliata anche grossolanamente, ragazze, perché comunque dopo con la cottura si ammorbidisce molto, quindi non si sente, non arrivano comunque i pezzi grossi. E vi stavo dicendo, quindi io faccio questo menù per quanto riguarda i pasti, perché allora innanzitutto, come vi dicevo, per non stare a dire oddio stasera che cucino, oddio stasera a pranzo che faccio, abbiamo già il menù e sappiamo quindi già cosa andare a cucinare. E poi, come seconda cosa, secondo me non trascurabile, è che si va a fare la spesa e non si comprano cose inutili, perché il menu planner io lo faccio prima di andare a fare la spesa. Io mi stilo una lista della mi faccio prima il menu planner, quindi anche se vedo anche quello il menu della settimana precedente, in modo da non ripetere magari le stesse cose. Dopodiché faccio appunto questo menu. Cioè pranzo, appunto pranzo, cena, colazione, dopodiché vado a vado a fare la lista della spesa in base appunto ai in base appunto al menù che devo andare a preparare. Quindi ecco qui, ragazzi, mettiamo un po' di olio, ecco qui, poi ci mettiamo del sale, poi magari lo assaggiate, insomma, di sale. Se mettetelo sempre un po' di meno, così nel caso lo potete aggiungere. Ecco qui del sale e vado a mettere un po' di spezie che ho a disposizione. Allora, io ho un po' di alloro, devo mettere un po' di alloro. Anche un pochino di rosmarino e un pochino leggero, perché comunque forse lo dovrà mangiare anche mia figlia, una leggera leggera spolverata di pepe. Ecco qua, andiamo a prendere un bel bicchiere e andiamo ad aggiungere un po' d'acqua. Beh, diciamo 3 bicchieroni, ecco qui.
dopodiché accendiamo e mettiamo il coperchio e facciamo cuocere questo per all'incirca una quarantina di minuti con il coperchio. Se volete vedere il piatto finito, quindi pronto, vedete su, seguitemi su Instagram, mi chiamo Roby91Adri, ve lo lascio giù nell'info box. Vi mando un grosso bacio, al prossimo video, ciao!